Die Arbeitsgemeinschaft Alpen Adria wurde vor bald 35 Jahren hier ganz in der Nähe in Venedig gegründet. Und seit der Gründung sind natürlich kulturelle Aktivitäten im Mittelpunkt der Arbeit der Arbeitsgemeinschaft gestanden. Im Laufe unserer Geschichte haben wir im kulturellen Bereich über 200 Projekte durchgeführt und seit 5 Jahren veranstaltet der Veneto hier in Caorle dieses großartige Literaturfestival Flussi Diversi. Das Interessante dabei ist auch, dass die Gedichte nur in der Originalsprache vorgetragen werden und wenn man auch die Sprachen nicht immer versteht, es sprechen einfach die Sprachmelodien für sich selbst. Caorle ha il piacere di ospitare per il 5° anno consecutivo Flussi Diversi, questo grande meeting annuale che fa incontrare tra di loro e con il pubblico i poeti di quell'ampio territorio che oggi viene definito comunità di lavoro Alpe Adria. Sehr geehrte Damen und Herren, gentili signori e signore, mio felicito di poter parlare a lei. Si tenne luogo che nella bella città di Caorle gira la 5ª volta Flussi Diversi, poesia e poeti di Alpe Adria. La manifestazione è diventata il progetto culturale più importante nella comunità di lavoro Alpe Adria. Per questo vorrei ringraziare cordialmente il dottore Angelo Tabaro come dirigente del gruppo progetto Aspetti e Relazione Culturale in Alpe Adria, il responsabile di cultura della città di Caorle e anche della regione di Veneto. Perché in realtà Flussi Diversi è qualcosa di diverso, è un incontro di linguaggi, di persone, di poeti che va al di là delle lingue, ma va al di là anche delle espressioni, delle manifestazioni. E ricordo che Zanzotto è stato il nostro primo testimonial, e purtroppo non c'è più. E 5 anni fa però, Bandini, se ti ricordi, Fernando, fosti tu a portare il saluto, a introdurre Zanzotto nella prima edizione di Flussi Diversi. Tu, poeta centrale nella poesia italiana d'oggi, hai accolto il nostro invito. Ti accogliamo con un abbraccio. Andrea era una persona che preparava le cose della sua vita con una lunga meditazione. Anche gli scherzi erano sempre molto elaborati. E per esempio una volta ha volutamente preso da dietro la macchina di un poeta che a noi era antipatico. E siccome era un poeta che era visivo, aveva scritto una specie di manifesto dove si vedevano le Volkswagen, il reclam che in quegli anni dominava della Volkswagen, che era una pagina intera di Volkswagen, una dietro l'altra, e sotto aveva scritto: Dio è l'essere perfettissimo che va, che va, che va. È sceso dall'auto arrabbiato e voleva litigare, ma ha visto Andrea e si è trattenuto e gli ha detto: ma mi sei venuto addosso? E Andrea ha risposto: sì, Dio è l'essere perfettissimo che va, che va, che va.
ho cominciato a frequentare Zanzotto in questi ultimi 15 anni e sono andato molte molte volte a casa sua. E si vedeva più che altro che casa sua era una specie di macchina per il pensiero. Perché era una casa fatta di oggetti, di ricordi, di rapporti internazionali che Andrea aveva, ma anche di oggetti che richiamavano il suo legame alla terra, il suo legame a Pieve, al suo legame al Veneto. Quindi era proprio il simbolo, quella sua casa, del genius loci, cioè proprio il fatto di essere il simbolo di quella terra e di quel luogo. Allora, questa mostra ha, secondo me, il senso non tanto quello di mostrare il poeta, mostrare tanti bei ritratti di Zanzotto, quanto quello anche di accompagnare queste foto con fotografie che mostrano questi luoghi. Andrea è il simbolo di come può essere, di come è in questo caso un grandissimo poeta, ma di come si può essere legati alla terra pur essendo cittadini del mondo. Flussi diversi è una bella manifestazione e come tutte le belle manifestazioni di poesia può servire a condividere il bene della poesia, a condividere il bene di quest'arte che al tempo stesso è poverissima, perché la poesia non costa niente, non ci si guadagna, sappiamo tutti che i carmi non dan pane, ma è poverissima e ricchissima perché basta niente, cioè con le parole, con una cosa che appunto non c'è neanche bisogno dei colori, non c'è neanche bisogno di dipingere, con questa dote naturale puoi creare una cosa meravigliosa, una cosa che ti fa guardare il mondo con occhi più profondi. Faccio un piccolo omaggio a Dante, leggerò e commenterò l'inizio del 33° canto del Paradiso, innanzitutto perché è meraviglioso, perché è una cosa fantastica, e poi perché Dante è un po' come per i calciatori Maradona, per i poeti c'è Dante, cioè il migliore, quindi bisogna sempre guardare lì, sia per imparare, sia perché Dante, come tutti i capolavori, continua a parlarti e a sorprenderti. E mi sembrava bello in una manifestazione riandare un po' questa fonte meravigliosa della poesia che abbiamo in Italia, di cui siamo orgogliosi. Sie hätte sich einleben dürfen, war verboten. In der Manteltasche kratzten alte Brösel die Fingerkuppen wund, die Tränenkanäle gewaschen, entwässert. Sauber, dachte sie. Zuerst erschien er am Bildschirm, später tauschte sie die Schlösser aus. Seine Schlüpfrigkeit kam durch. Ritzen, immer wieder. Altsommer. Der Himmel platzte. Es regnete einen Sommer lang. Wasser schoss. Eingebettetes Trieb an der Oberfläche. Er sah sie zu zweit. Und lieben heißt, sagte er, eine Lawine lostreten. Giaci nella bara come un principe che attende paziente il bacio d'una principessa delle favole che lo svegli in un tempo che non è da favola. Giaci nella bara come un principe con le labbra pronte che attendono un bacio da favola in un tempo che non è da favola.
Giaci nella bara come un principe, la tua uniforme troppo bianca, non ancora sfiorata da un bacio, le tue labbra si muovono desiderando la principessa che tarda a venire in questo tempo che non è da favola. Svegliati, mio principe, ed esci dalla bara, non aspettare il bacio, la principessa ha morso la mela avvelenata, neanche mille baci riusciranno a svegliarla. Alzati dalla bara, mio principe, non aspettare un bacio, in questo tempo che non è da favola. Grazie. Biti isti, druk biti u tebi, tebi tu in sebi. V nikogaršnji resnici v eni polovici ždeti v nič, v nič hiteti. Na popkovini nihati v smrt, biti isti, v polovici cel, zaprt, odprt. Speriamo nella poesia e che non sia un cerchio, non sia un cerchio a chiudere le parole, leggere, colorate, come da un filo, come da un filo dell'inchiostro. Ci pare quasi forma di un'ombra caduta dalla mano. Non farne altro, non farne altro che la memoria di un orlo in cima del calamaio, sopra l'arco umido della prossima notte. Viel dabei verloren geht, inmitten tausend blinzelnder Behütungen, hast du gefragt, die Wundertüten waghalsiger Clowns hast du gestohlen, sie vom angesteckten Nasenball bis weit hinaus ins finstere Kinderland benutzt. Deswegen redest du im Schlaf zu mir, wo Totenlampen über den Bedeutungsrahmen malen und am nächsten Morgen du auf meiner Zungenspitze zögerst. Dieser jener Worte wegen, die du dann, als du mit dir alleine warst und es noch viel zu früh zum Sprechen war, vom roten Ende deiner aufgerollten Lippen. Dell'uomo, cioè una cosa che gli uomini hanno sempre avuto addosso come esperienza della lingua, cioè quando la vita ti colpisce, o meglio quando ti lasci colpire dalla vita, le parole solite non bastano più e allora inizia l'esperienza poetica della lingua, che è un modo con cui gli uomini conoscono il mondo e la realtà mettendola a fuoco attraverso le parole. Tutti gli uomini fanno questa esperienza poetica della lingua, non c'è bisogno di scrivere libri di poesia. Poi questa esperienza, questa natura dell'uomo in qualcuno diventa un'arte, no? Come tutti gli uomini
hanno una predisposizione ai suoni o ai segni, poi non tutti fanno i pittori, non tutti fanno i musicisti ovviamente. Poi questa esperienza in qualcuno diventa un'arte, diventa materia di un'arte che consegna dei testi che sono come delle sedie, cioè dei punti da cui tutti possono guardare il mondo. Hanno, non per merito loro, non è che loro siano bravi e dicono la verità, mentre il mondo dei testimoni è fatto di falsi, di bugiardi, è che chi scrive poesia viene in qualche maniera raccolto sotto un mantello misterioso, quello di Apollo per esempio, o di altre divinità della poesia, e quindi è capace di dire le verità che gli altri non dicono. Guardando il cielo coperto, leggo una poesia intitolata Maltempo. Mia ballata, che hai cuore apocalittico e saturnini nervi, che disprezzi la carta stampata e i suoi scribi consideri dei servi. Da un pezzo i giornali annunciavano che il bel tempo è finito e dicevano il vero. Giù nell'orto avevo già sentito arrivare il primo pettirosso. Io faccio quanto posso perché tu, mia ballata, ti rincuori, ma la casa è piena di lunghi e tetri silenzi, di rancori. Vedo attraverso i vetri un foglio di giornale che la pioggia ha incollato all'asfalto. Sono fradice e spente, non più valide, fossero vere o false, le ragioni di ieri. Tu, mia ballata che non disperi, rampichi vecchie scale. Cosa cerchi in soffitta? La crisalide è nascosta fra le travi della stella cometa di un lontano Natale? Onora sempre le bolle di sapone. Come l'uomo sono fatte di fiato, provengono da un respiro. Come il corpo umano sono una tessitura di acqua. Con trasparenza mostrano il loro silenzio. Un soffio le fa volare nell'aria e vanno. Si rincorrono come i baci, come la vita, non ritornano. Convocò il verbo a testimone, convocò il vigore del silenzio, convocò me stesso dal profondo di questo giorno di maggio caduco. Lacrime e riso invoco, è un sospiro di passione, che io sia una mano sulla spalla, che io sia una ciliegia tra le labbra. Una punta più acuta di questa lama che senza pietà hai posto nel pacco delle sorprese, immaginando quanto stupore irradiante avrebbe avuto la mia sensibile vista, come avrei osservato il taglio rilucente nella penombra di un giorno alla fine, forse sfinito o peggio, sfatto lungo i perimetri di anima e cuore. Non potevi scegliere. Mm-hmm.
Io sono contentissimo di poter concludere questa quinta edizione di Flussi Diversi. E sono certo che assieme ad Angelo, assieme alla Regione Veneto, all'Alpe Adria e a tutte le persone che hanno collaborato per questo evento, anche nel 2013 riusciremo a fare la sesta manifestazione. Quindi è un augurio quello che faccio a Caorle, alla poesia, di poter trovare in questo luogo un momento costante, questa goccia costante che ci aiuta a vivere meglio e a respirare meglio. Allora devo dire che tenere due palloncini in mano è difficile, perché uno non sta mai fermo. Allora la poesia è un palloncino in quella leggerezza dello spirito che è stata evocata da Tabaro, ma ce n'è una leggerezza inquieta, il palloncino che non sta mai fermo, che gli viene voglia a chi l'ha in mano di forarlo con uno spillo, e quello che invece sta tranquillo. Io mollerò nel vento questi due palloncini che rappresentano la leggerezza della poesia, e si arrangino loro quei loro incontri che faranno lassù, perché io non so come andrà a finire. Quindi addio palloncini. Ti avviso che la festa che avevamo previsto per domani è sospesa. Sono arrivati Paolo di Assassini del Sogno. Niente o molto poco resta delle nostre certezze, delle tante cose sperate in lunghi anni d'attesa. Dicono che la festa è solo differita, ma adesso so per certo che progettare il tempo fa più breve la vita. E per me è troppo tardi. Più non sento John Fante mormorarmi all'orecchio: «Vuoi Dante il Spring, bambini?» Thank you.